Le tendenze sono un po' quelle che abbiamo visto presentate oggi, parliamo di social media, parliamo di e-commerce, parliamo di payment differenti rispetto a quello che è il credito tradizionale a cui abbiamo sempre, diciamo, pensato in Italia, parliamo di co-working, parliamo di condivisione, parliamo di rete, parliamo di shared economy, industry 4.0, tutti i temi sul quale manufacturing, digital manufacturing, che è comunque legata anche all'industria 4.0, temi sul quale ci stiamo battendo da tantissimo tempo come giovani imprenditori di tutte le associazioni di categoria per far sì che vengano temi che vengano che si così contaminino quindi a conoscenza di giovani imprenditori e non solo e anche diciamo raccontare storie di aziende come quelle che abbiamo sentito oggi che di queste tendenze ne hanno fatto di fatto il loro cavallo di battaglia, ne stanno facendo il cavallo di battaglia, credo che sia funzionale per far sì che anche altri imprenditori in difficoltà o che comunque devono essere ispirati possano prendere spunto da questi racconti. Il lavoro è cambiato tantissimo grazie e dico grazie, lo sottolineo, alle nuove tecnologie perché ha creato opportunità. Opportunità perché ti dà la possibilità di inventarti un lavoro con un investimento economico direi anche molto ridotto. Un tempo per aprire un'attività, qualunque essa sia, ci voleva un investimento economico importante. Oggi fortunatamente meno, anche perché grazie alle nuove tecnologie è possibile fare internazionalizzazione senza dover fare investimenti ingenti, quindi senza avere un'azienda che si può permettere di investire all'estero. Ma con un e-commerce fatto bene, grazie alle piattaforme di marketplace che ci sono, è possibile farsi conoscere nel mondo, è possibile quindi ampliare il proprio raggio di azione, è possibile anche diversificare, scegliere un mercato e non dover subire per forza le richieste che il mercato locale, per esempio, ti impone e di conseguenza doverti un po', abbassare o comunque trattare. In questo modo abbiamo più libertà e facoltà di scegliere. Ci consente nuove tecnologie anche di metterci in rete con altri imprenditori. Quindi poter soddisfare commesse più grandi di quanto possiamo fare da soli, perché comunque la particolarità dell'impresa italiana è quella di essere una microimpresa e credo questo sia un valore aggiunto, ma questo valore aggiunto si deve sposare con una serie di sinergie e contaminazioni con gli altri per poter comunque essere sempre più efficaci, sempre più competitivi sul mercato. Filiere produttive, quibindi contaminazioni, ibridazioni, fare in modo che insieme si possa vincere la scommessa, perché l'imprenditore da solo un tempo era molto abituato a lavorare in solitudine, non è più un modello imprenditoriale funzionale, quindi dobbiamo aprirci e imparare gli uni dagli altri. Io direi che il work di oggi dovremmo essere ognuno di noi, ogni imprenditore lo deve essere perché le nuove tecnologie, l'innovazione, la rete devono far parte di qualsiasi tipo di lavoro, lo smart working, quindi la possibilità di lavorare in qualsiasi posto, non soltanto in quel luogo fisico, il co-working, quindi il posto di la condivisione di spazi con altri imprenditori, con freelancer, professionisti, aziende più strutturate è fondamentale, quindi il worker è davvero la chiave di volta, credo, per poter avere un'impresa vincente e che compete sul mercato.